RVS Costruzioni, impresa specializzata in costruzioni e ristrutturazione con oltre 40 anni di esperienza. RVS Costruzioni, via Monsignor Tonino Bello 57/10, Mola di Bari, telefono 348-7333-011, sito internet www.rvscostruzioni.it. Impresa Edile Chimienti. Dal 1993 l'esperienza dell'impresa Edile Chimienti è al servizio della clientela per lavori edili di ogni tipo. Ristrutturazioni, costruzioni, edificazioni di volte a botte, a stella e a vela, in pietra o in tufo, secondo tecniche di antichissima tradizione. Un'impresa d'eccellenza sia nella ricostruzione e ristrutturazione, sia nell'edificazione di immobili civili, industriali e rurali. L'impresa Edile Chimienti è a Mola di Bari, in via Canudo 47. Telefono 080 47 46 415.
faccia chiamare tutta la generazione. Consecutiva oggi, prossima potenza, questa è un po' dura, alla fine abbiamo... Questa partita era molto dura sia per l'esperienza degli avversari, che comunque sono giocatori un po' grandi, mica dei giovani, e che quindi conoscendo bene la pallacanestro sapevamo che avrebbero provato ad abbassare il ritmo, e per tre quarti devo fargli complimenti perché sono stati più bravi loro, hanno portato la partita dove volevano. Noi l'ultimo quarto siamo riusciti poi a dare il break, a correre in campo aperto, e quindi sulla corsa siamo stati più bravi noi, nonostante in settimana i primi problemi fisici hanno fermato un paio di giocatori che si sono allenati solo il venerdì, e purtroppo quando non si lavora in settimana poi determinate cose si notano. Sono stati bravi ragazzi a dare una reazione, poi una volta che ci siamo sbloccati in attacco in difesa è stato tutto più semplice. Grazie. Sì, Potenza sappiamo che è una squadra giovane che però sta per intervenire sul mercato, quindi non sappiamo che formazione troveremo domenica. Sicuramente hanno suscitato grande entusiasmo in città, la prima partita hanno avuto 700 presenze, quindi troveremo un palazzetto caloroso che è una piazza che ha veramente tanta voglia di basket, e questo sarà il loro motore. Dal canto nostro speriamo in settimana di recuperare un attimino i coach e poter fare una settimana di lavoro per presentarci al meglio a questa partita, che sappiamo già che sarà una durissima battaglia. Anche noi cominciano a presenze un po' di più maggiori del pubblico. Sì, siamo contenti, ma queste presenze sono sicuramente dovute al grande lavoro che stiamo facendo con il progetto Baschettiamola insieme agli amici della Basket School, ed anche insieme all'Olimpia Rutigliano, con il quale abbiamo un accordo sui campionati giovanili, che sta iniziando a seguire la nostra squadra. Adesso tra settimana prossima, massimo 10 giorni, partiamo anche con il progetto scolastico alla scuola Montessori De Filippo per il terzo anno consecutivo, e quindi il nostro obiettivo è diffondere la pallacanestro e la cultura della pallacanestro in una città come Mola, che sappiamo è più amante del calcio, però speriamo che possa amare il calcio e il basket insieme. Però stiamo cercando anche noi di diffonderla con venendole a riprendere e anche vedendo le partenze quando partite. Certo, voi. Certo, i media ci stanno dando una grossa mano grazie a Mola TV, che ci segue sempre anche alle partenze e comunque in settimana è presente, ci dà degli spazi su internet, e sappiamo che oggi è la generazione è quella di internet, quindi trovare del materiale su internet e della pubblicità su internet avvicina di sicuro tanta gente. La ringrazio. Grazie. RVS Costruzioni, impresa specializzata in costruzioni e ristrutturazione con oltre 40 anni di esperienza. RVS Costruzioni, via Monsignor Tonino Bello 57/10, Mola di Bari, telefono 348-7333-011, sito internet www.rvscostruzioni.it.